Proseguono i lavori da parte dell'ANAS per la realizzazione della rotatoria all'incrocio per Mutignano sulla statale Adriatica nel territorio di Pineto, che permetterà di eliminare l'impianto semaforico attualmente presente nell'area. Si tratta di un'importante modifica della viabilità che renderà più fluido lo scorrimento del traffico verso il centro del paese, riducendo le code in particolare nelle ore di punta e anche il conseguente danno ambientale dovuto alle auto ferme con i motori accesi in attesa del verde. Sì, una rotatoria importante, forse devo dire la più importante, perché adesso sono una serie di rotonde, tra le ultime ne sono tre in particolar modo che sono in corso come cantiere da parte dell'ANAS, che noi approfittiamo per ringraziare, che ha accolto la nostra richiesta che abbiamo fatto per mettere in sicurezza questi incroci che erano prima disciplinati da impianti semaforici, ma che hanno consentito da una parte di mettere in sicurezza, questo nello specifico forse quello più critico dal punto di vista anche del traffico, anzi su questo incrocio addirittura ci sono stati anche incidenti gravi in passato, ma soprattutto consentiranno di snellire il traffico e di rendere anche più, come dire, dal punto di vista dell'immagine del territorio, anche dal punto di vista estetico del territorio sicuramente più bello, oltre al fatto che la città di Pineto sta facendo un percorso in termini anche di mobilità sostenibile e questi interventi sul territorio sono funzionali all'interno di un progetto più ampio proprio di pianificazione della mobilità che riguarda il ciclista e della sicurezza del pedone, quindi c'è un piano, nulla al caso, e la città di Pineto si presenterà diversamente per i turisti che arriveranno nel 2019 a scegliere la nostra città per la loro vacanza. Tempistiche? Credo che nel prossimo mese e mezzo, per la prossima Pasqua, questi lavori dovrebbero essere quasi tutti ultimati.